Radio Radicale, siamo con Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa, per parlare dell'attacco, del durissimo attacco di Bruno Tabacci nei confronti di Emma Bonino e della stessa Più Europa. In qualche modo diciamo, Tabacci annuncia il ritiro del simbolo e la sua uscita da Più Europa. Allora, con toni molto duri. Sì, probabilmente Tabacci a questo punto si augura che Più Europa, di cui è stato presidente, naufraghi. La realtà è diversa, molto diversa. Noi abbiamo scelto negli organismi di Più Europa, nella direzione di Più Europa che si è riunita per ben 4 volte, in agosto abbiamo scelto di collocare Più Europa all'opposizione costruttiva del governo Conte bis, con azionista di maggioranza il Movimento 5 Stelle di Maio. L'abbiamo scelto dopo una discussione. Abbiamo votato, come si fa nei partiti democratici, 19 membri della direzione hanno approvato la proposta di opposizione costruttiva, 10 hanno votato contro, tra cui 9 eletti nella lista congressuale capitanata da Bruno Tabacci, un'altra persona ha votato contro, 4 sono stati tutti. La democrazia funziona così. Ovviamente mi spiace che Bruno Tabacci non abbia accettato il verdetto democratico del suo partito e abbia deciso d'andarsene. Poteva farlo con più stile, poteva farlo con più stile, poteva farlo con più rispetto della vicenda di Più Europa e della storia di Emma Bonino, che pure gli hanno consentito di tornare in Parlamento. Certamente poteva farlo con più stile e più rispetto. Intendiamoci, il ritiro di Centro Democratico il ritiro di Centro Democratico non ha nulla a che vedere, a che fare col simbolo di Più Europa, che si è presentato alle ultime elezioni europee anche con il contributo di altri simboli, ma il simbolo di Più Europa ovviamente resta interamente di Più Europa, e noi faremo valere le ottime ragioni che hanno spinto una forza liberal-democratica e sinceramente europeista come Più Europa a collocarsi all'opposizione del Conte bis. Avevamo chiesto discontinuità, un nuovo Presidente del Consiglio, come chiedeva il PD peraltro, e avevamo giudicato irricevibile il taglio dei parlamentari. Il PD si inchina alla prepotenza di Di Maio sul taglio dei parlamentari, lo stesso Di Maio che ieri ha chiesto la introduzione del vincolo di mandato, cioè l'abolizione dell'articolo 67 della Costituzione. Noi difendiamo l'articolo 67 della Costituzione, che ha consentito anche a Bruno Tabacci di esprimersi in dissenso dal suo partito. Adesso dunque esce solo Bruno Tabacci, gli altri due, Maggi e Fusacchia, restano. Guarda, il voto alla Camera ha visto con sfumature diverse, con dichiarazioni con sfumature diverse, i 3 deputati dare la fiducia, contrariamente alla decisione di Più Europa. Emma Bonino, il simbolo con cui abbiamo corso alle elezioni politiche, era Più Europa con Emma Bonino. Emma Bonino ha sostenuto convintamente la decisione Più Europa. Detto questo, Più Europa proseguirà in questa battaglia politica, che è la battaglia politica di chi crede che non basti l'alternativa Salvini per costruire in modo duraturo un'alternativa ai nazionalisti, xenofobi, anti-europei di Salvini e amici, ma anche un'alternativa duratura al populismo antiparlamentare e antipolitico e antisviluppo economico dei 5 Stelle. È una posizione apparentemente difficile oggi, perché c'è un conformismo generale, va bene qualsiasi cosa. Io credo che già fra qualche settimana gli italiani, non solo i sostenitori di Più Europa, capiranno che un governo improvvisato con lo stesso Presidente del Consiglio, che era buono per Salvini e vuole essere buono contro Salvini, comincerà a mostrare la corda, con il rischio di preparare una rivincita a Salvini o chi sarà dopo di lui.
In vista delle prossime consultazioni regionali, voi avete un'idea su come vi schiererete o sulle indicazioni che darete? Ma noi, non per l'Umbria che è dopo domani, noi riteniamo esattamente e con coerenza che la decisione che noi abbiamo preso, cioè non sostenere un governo che non aveva le caratteristiche necessarie e che si fondava senza nessuna discontinuità sulla maggioranza dei 5 Stelle, noi riteniamo che il governo liberal democratico ed europeista non possa essere il governo che si fonda sui 5 Stelle, a Palazzo Chigi ma anche nelle regioni. L'alternativa deve essere ai nazionalisti xenofobi e ai populisti alla 5 Stelle. Bene, io la ringrazio Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa.